se la storia di una società può essere paragonata a un grande mosaico in cui si innestano un gran numero di tessere di varia natura, non c'è dubbio che in questo mosaico anche l'editoria occupi un ruolo importante perché, come si sa, la costruzione di un paese non è soltanto una questione economica e industriale, ma è prima di tutto lo sforzo costante di alimentare, per usare un'espressione utilizzata da Marguerite Yourcenar a proposito delle biblioteche, quei granai pubblici che sono l'istruzione e la cultura.